L'11 gennaio 2016, in occasione del giorno del patrocinio di San Giacomo, del contestuale evento del bicentenario di fondazione della diocesi di Caltagirone, il patrono della città San Giacomo percorrerà le vie come evento unico e straordinario in pellegrinaggio giubilare diocesano. Massimo Porta, membro della confraternita di San Giacomo ed esponente del centro studi Compostellani. È molto importante che per il bicentenario della diocesi di Caltagirone il santo patrono della diocesi e della città di Caltagirone, San Giacomo, torni dopo tanti anni nella Basilica di San Giuliano, cattedrale di Caltagirone. E probabilmente è un segno positivo, sicuramente è un avvenimento importante che non può non essere colto non solo dal popolo fedele, ma anche dai cittadini. Il simulacro del santo patrono della diocesi San Giacomo è stato collocato nella cattedrale San Giuliano e nel corso di un solenne rito religioso è stata offerta ai fedeli la possibilità di poter ottenere la benedizione con la reliquia di San Giacomo. Il rito è stato officiato dal canonico Francesco Di Stefano e dal parroco della cattedrale di San Giuliano Pino Casanova. Ritornare con la tradizione del patrocino di San Giacomo dell'11 gennaio, anniversario del catastrofico terremoto del 1693, alle antiche origini dei nostri padri, di cui si avvertono le memorie, le tradizioni che si sono tramandate negli anni, sicuramente è un fatto identitario importante e positivo.